parlare dell'ABT. Ebbene, noi ne abbiamo fin sopra i capelli. Allora caddero quasi due sindaci su questa questione, vi ricordate il sindaco Lanzafame che purtroppo dovette lasciare per questo problema. Ci furono cittadini che andarono a Roma, ci fu questa sala, o almeno non questa, del Consiglio Comunale occupata per dei mesi, facemmo tutti quei passaggi che si dovevano fare allora e quindi poi venne chiusa. Allora abbiamo, e l'ha detto il mio collega, mi ripeto, che ci sono 900 tonnellate di sostanze lì ferme da bonificare. E quindi qual è il problema? Tutto il paese, penso l'intero Consiglio Comunale, anzi mi sembra che l'ha detto il nostro assessore, è d'accordo per bonificare questa cosa. Quindi la discussione sull'ABT è inferiore rispetto alla SICA. Il problema è che noi sopporteremo tutti i comitati, eccetera, eccetera, tutto il Consiglio Comunale, il sindaco compreso, e però attenzione, quando si va alla regione, per questioni che sono successe nel passato, ci si porta anche l'opposizione del Consiglio Comunale. Non si va a discutere solo, si va col comitato e con l'opposizione del Comune di Sederno, per cercare di avere sufficienti informazioni e per evitare questioni che si sono successe nel passato. Allora, cosa dobbiamo dire dell'ABT? Va bene, è da bonificare. E ci sono, c'è voluto il nostro intervento per tutte e due le fabbriche, perché noi siamo stati andati dal sindaco, siamo andati circa due mesi e mezzo fa, tre mesi, il sindaco è stato gentilissimo, non ci sono responsabilità di questa amministrazione per le cose che noi stiamo trattando, e questo devo dare atto, però abbiamo scoperto la pentola, perché effettivamente tutta la documentazione dalla regione è arrivata grazie al sindaco e oggi sappiamo le materie che venivano trattate, che non sapevamo prima, anche della SICA, poi andremo a parlare. Quindi la pentola l'abbiamo scoperto, tant'è che certi uffici regionali per tutelarsi hanno chiuso la fabbrica, l'altra fabbrica in questione. Ora voglio dire, è chiaro che Siderno ha bisogno di tranquillità, i suoi cittadini, mettetevi per favore nei panni dei cittadini, noi soffriamo da tanti anni, abbiamo speso quello che abbiamo dovuto spendere, abbiamo anche salvato qualche sindaco, come no, ma gli abbiamo fatto la pressione che andava fatta giustamente. Dobbiamo ringraziare anche, come no, Mimmo Panetta, che in quel momento era sindaco e che ha chiuso la fabbrica. Non so se per lui o per la questione, come si dice, per la questione dello scoppio, voglio dire. Fatto sta che la fabbrica non è più riaperta. Abbiamo delle perplessità che sono queste. E forse nella documentazione risulta che la ditta è stata poi in un certo momento riaperta. Non abbiamo per esempio una descrizione esatta dei fusti che erano presenti all'atto della chiusura della ditta. E ancora oggi, allora sapevamo 15, 20, forse eravamo poco informati, poi invece adesso si parla di fusti forse all'interno e all'esterno. Ecco, di questo ci dobbiamo ancora accertare esattamente, perché avendo dato alla ditta un certificato per smaltire le cose che lui aveva, sembra, se siamo informati bene, quindi la ditta avrà fatto qualche cosa all'interno, se gli è stata aperta per un periodo. Comunque prendo atto di tutta la relazione che ha fatto l'assessore, relazione abbastanza certa, e via di seguito. Adesso veniamo, ve li volevo dire alla fine queste cose, le avevo scritte. Vivere a Siderno non è solo il problema BT, è il problema SICA. Significa costruire meno costruzioni, significa la vivibilità delle persone, non è bruciarsi gli spazi con 52 deroghe e 3 che devono venire. Vi prego, guardate, vi lancio un appello. Noi in quella zona, tipo Randazzo,
abbiamo uno spazio che deve essere dedicato, come ha fatto la dottoressa Scialla, a parchi, giardini, a piantare alberi, eccetera, eccetera. Occupiamoci anche degli anziani e dei bambini a Siderno. L'unico parco giochi è stato fatto dalla commissaria Scialla, come vi ricordate, da noi della Consulta e dei commercianti di Siderno, che noi ringraziamo, senza pagare una lira. Hanno pagato i commercianti. Facciamo un altro parco giochi per i bambini, utilizziamo le aree rimaste a Siderno, cioè quella della Fornace Russo. Lo sappiamo che mi, mi avresti interrotto, lo sapevo già. Ho finito. E ve l'abbiamo chiesto noi questo consiglio comunale, e quindi fateci parlare. Quindi ho quasi finito. Quindi a voi non sta bene che io dica le cose. Il vivere civile a Siderno significa dare più spazi ai cittadini sul lungomare e non concedere licenze e bruciare, che qualcuno non può neanche andare al mare. Queste cose, il vivere sano, eccetera, c'è il registro tumori che deve fare la provincia, perché guardate, gli oncologi sanno com'è la storia qua e le percentuali di tumore a Siderno, e sappiamo, purtroppo mi dispiace creare panico, però anche il mare di Siderno è inquinato, e questo lo dicono, non lo dico io, e in una strada di Siderno ci sono tante morti a scendere verso l'ospedale, verso Siderno. E allora queste cose rivolgetevi agli oncologi, pressiamo Reggio Calabria affinché faccia un registro dei tumori. E quindi poi, secondo me, diceva bene Peppe, chiudo, noi dobbiamo essere, diciamo, rimborsati o remunerati per quello che è successo a Siderno, sia con la SIC che con la BP. Grazie.